Buongiorno, ci troviamo qui in questa sala che abbiamo avuto anche l'occasione di averla da parte della parrocchia della Pace, che è a capo di Paolo Gasperini, e qui a fianco a me c'è la terapista dell'arte, la Alice Lombardelli. Questa è la seconda edizione di questo laboratorio che sta per iniziare, che è appunto un laboratorio di arte terapia. Perché un laboratorio di arte terapia? Beh, io sono la mamma di un bambino autistico, mi chiamo Francesca, e l'arte sappiamo che è appunto un elemento fondamentale nei bambini cosiddetti speciali, che tante volte ecco, hanno un parlare un po' atipico, un non parlare, e l'arte è l'esprimere i propri sentimenti attraverso appunto un disegno, attraverso il fare, l'utilizzo di lana e quant'altro. Perciò adesso qui a Senigallia per il secondo anno lo vogliamo riproporre con la speranza poi che avremo non solo bambini ma forse anche qualche altro bambino più grande, e perciò prego esattamente, credo che Alice con questo ci possa dire qualcosa di più in merito al laboratorio di arte terapia. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Alice e per il secondo anno proverò a far divertire e giocare i bambini con l'arte. Crediamo che l'arte sia un modo per poter far esprimere e comunicare le persone in genere al meglio. Il laboratorio ha quindi come primo obiettivo quello di accogliere e creare un luogo dove i bambini, in questo caso speciali ma anche non, possano creare, apprendere delle tecniche artistiche, ma soprattutto esercitare le loro competenze. Come potete vedere qua abbiamo dalla colla, la fotografia, faremo delle cose con la plastica, abbiamo la pittura, l'acquerello, cercheremo un pochino di toccare tutte le tecniche. La finalità sicuramente è quella di aumentare le competenze in una materia dove l'espressività e la comunicazione è tanto, è tutto. Però cercheremo soprattutto a seconda delle loro potenzialità e anche le loro difficoltà di andare a creare delle situazioni dove il tattile piuttosto che il sentimento possano accrescere. Speriamo che questa esperienza possa essere per loro un modo per condividere delle emozioni anche con noi. Speriamo che questa sia un'opportunità di crescita per tutti e via, è anche un bel gioco per tutti. Camminare insieme è la cosa più bella che si possa fare, e camminare con tutte le persone, tenendosi quasi per mano e camminare al passo di ciascuno. Vivere una città e vivere insieme con gli altri è la cosa più importante e più bella che si possa fare. Questo vale per tutti, vale anche per una comunità cristiana che cerca di camminare con ogni persona. Con questo stile aperto, libero, semplice che ospitiamo questi laboratori così belli per dare a ciascuno, a ciascun bambino la possibilità di essere se stesso. Ed è bella questa apertura veramente a tutti. L'oratorio qui in parrocchia, la parrocchia della Pace, fa già diverse attività, ma aprirsi a chi porta un'esperienza nuova, a chi porta persone nuove che portano la loro ricchezza, diventa essenziale per camminare insieme e crescere insieme. È con questo spirito che vogliamo vivere questi laboratori per fare un passo in avanti nella nostra vita. Bambini e ragazzi, allora, come qui potete vedere, c'è la conduttrice del laboratorio, Alice, che vi aspetta presso i locali della parrocchia della Pace, e allo stesso tempo, se volete vedere un attimo appunto come sarà condotto al meglio questo laboratorio, un assaggio lo potrete fare presso i locali della Galleria Area Arte in via Fratelli Bandiera 34, domenica 13 alle 17. Perciò vi aspettiamo tutti, sia che siete speciali che non. Bambini, ragazzi e ancora forse un po' più grandi, però mi raccomando, non perdete questa occasione, veniteci a trovare. Ciao a tutti!